Sentiamo adesso il tecnico del CUS Palermo, mister Salvo Rizzo. È terminata con il risultato di 6-6 questa partita bellissima con il 3M calcio a 5. Le chiedo cosa è successo nel secondo tempo, perché abbiamo visto effettivamente un CUS diverso rispetto alla prima frazione. Guarda, forse la domanda è cosa è successo nel primo tempo, non siamo scesi in campo perché il CUS è quello visto nel secondo tempo. Posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi perché hanno avuto una reazione veramente da grande squadra. Niente, gli ho chiesto solo di dimostrare chi eravamo perché non eravamo quelli del primo tempo, eravamo troppo brutti per essere veri. Giudica invece la prestazione di Andrea Minnone. Oggi una partita, seppur la sua giovanissima età, da veterano. Andrea deve stare con i piedi per terra, è un ottimo giocatore, ha tutto, ha forza, ha tecnica. Andrea deve stare tranquillo e deve crescere con tanta tranquillità. Però parlare solo di Andrea mi sembra riduttivo, la reazione è stata da parte di tutti veramente. Adesso invece parliamo un po' del campionato. Sono 5 i punti collezionati dal CUS Palermo. Un inizio forse per una squadra che dovrebbe puntare alla vittoria del campionato non ottimale, ma chiaramente il campionato è ancora molto molto lungo. Come giudica queste prime 3 uscite? Forse ci siamo ammalati di pareggite, non lo so. Il problema è che adesso affronteremo la prossima partita con due pedine in meno perché abbiamo avuto due espulsi. L'inizio non era quello che ci aspettavamo. Pensavamo di poter fare un filotto. La scorsa partita è stata un po' diversa perché veramente abbiamo incontrato un portiere strepitoso. Oggi abbiamo sbagliato un tempo, però per come è andata la partita, 5 gol sotto, recuperare 5 gol, poi siamo andati di nuovo sotto. Posso fare solo i complimenti ai ragazzi per la reazione avuta.